Bentornati sulle Fonti TV con il nostro Instant Focus, il nostro approfondimento che parte da quello che leggete in sovrimpressione. Novembre è un mese di fuoco per il governo. Facciamo un po' il punto, perché naturalmente il governo sta cominciando a mettere in campo i primi provvedimenti economici, soprattutto per le emergenze che riguardano proprio le bollette, e quindi per aiutare imprese e famiglie che non ce la fanno più. È un mese di fuoco perché chiaramente c'è la NADEF, la nota di aggiornamento al DEF, che è stata insomma approvata venerdì sera scorso, e poi ci sarà appunto la finanziaria da presentare entro la fine dell'anno. Ovviamente quest'anno la situazione è ancora più pressante, perché il governo è appena entrato in carica nelle sue funzioni e quindi deve accelerare sicuramente alcune tempistiche che già di per sé sono sempre rallentate chiaramente dalle decisioni economiche difficili che bisogna prendere in vista dell'anno successivo. Adesso poi, strada facendo, con i nostri ospiti andremo a ripercorrere un po' quello che è stato deciso. Sicuramente il governo Meloni per il momento sta puntando tutto, cioè tutta la posta sta praticamente puntando contro il caro bollette. Si è parlato di 32 miliardi di aiuti proprio per aiutare imprese e famiglie, ma cerchiamo di capire se, per iniziare, può essere sufficiente. Chiaramente si è parlato anche di un deficit, cioè soldi in prestito, sarà del 4,5%, lo aveva già annunciato peraltro il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Si parla di circa 21 miliardi, proprio perché altrimenti, come si suol dire, la coperta è corta e da qualche parte i soldi bisognava recuperarli. Dicevo, vediamo se per iniziare questo può aiutare sia imprese che consumatori. Proprio per questo, per avere entrambe le voci, io ho chiamato due ospiti e saluto Alfredo Zini, presidente Imprese Storiche. Alfredo, buongiorno, grazie per essere con noi, e Marco Donzelli del Codacons, naturalmente la voce dei consumatori. Bentrovati entrambi. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, allora intanto vi chiedo, partiamo da Alfredo Zini, poi andiamo da Marco Donzelli, insomma le domande saranno uguali per entrambi, ovviamente con uno sguardo differente, anche se poi insomma il paese a volte si fa una distinzione, permettetemi la parola, inutile, no? Tra imprese e consumatori, siamo tutti nella stessa barca. Ovviamente le imprese hanno bisogno di alcune situazioni, i consumatori altre, per avere poi una situazione ottimale tutti. Però, allora Alfredo Zini, come ti sembrano le prime mosse del governo, e soprattutto qual è la fotografia delle imprese storiche in questo momento a livello economico? Ma guarda, il governo obiettivamente non possiamo giudicarlo, nel senso che al momento sono stati fatti solo annunci, ma non ci sono azioni immediate. Cioè, un'azione immediata, ma la butto lì, era quella di aiutare le imprese allungando le scadenze, che in questo mese di novembre saranno pesanti per le imprese e naturalmente anche per i consumatori. Cioè, io dico sempre che gli imprenditori poi alla fine sono consumatori, cioè, e quindi anzi devono essere aiutate in maniera molto più veloce, perché se le aziende chiudono poi ci sono molto meno consumatori con un limite di spesa, voglio dire, che possono far circolare il denaro appunto per tutti i servizi e per tutti i consumi. È una situazione difficile in questo momento, perché il costo delle bollette sta mettendo a dura prova le imprese, e naturalmente anche quelli che sono i consumi, gli aumenti dei prodotti sugli scaffali o anche all'interno di qualsiasi negozio sono sotto gli occhi di tutti, nel senso che il costo dell'energia, il costo delle materie prime ha fatto sì che i prezzi inevitabilmente dovessero aumentare. Ci aspettiamo che nelle prossime settimane inizino i provvedimenti che aiutino le imprese e i consumatori, cioè i cittadini italiani, perché poi di questo stiamo parlando. Ecco, certo, Alfredo, cioè, tu stai dicendo sostanzialmente, va bene questi 32 miliardi per l'aiuto alle bollette, ma le imprese, così come i consumatori, adesso sentiamo giustamente anche Marco Donzelli, arrivano da mesi di difficoltà e quindi hanno bisogno di ossigeno adesso, cioè non si può attendere un minuto di più, giusto? Assolutamente, cioè, il provvedimento poi di questi 32 miliardi stiamo parlando che verranno erogati fino al tutto il 2023, e quindi quanto saremo, voglio dire, toccati a questo primo provvedimento? Si parlava
di 9 miliardi, ma di questi 9 miliardi anche con i governi dei migliori, quello di Mario Draghi, quelli prima, insomma, sono sempre stati messi in circolo. Il problema è che non sono mai state rimandate le scadenze, non sono state mai alleggerite, il costo del lavoro non si è mai abbassato e quindi questi soldi poi alla fine si fa fatica a vederli nelle tasche vere e proprie, perché anche quando li mettevano e ne hanno messi molti negli ultimi anni, causa Covid, causa guerra, ma naturalmente il tutto è aumentato pur mettendo molti soldi o così questi annunci da parte del governo e dei precedenti governi, ma non si sono visti i soldi nelle tasche degli imprenditori e credo neanche nei cittadini, dei consumatori. Chiarissimo. Allora adesso vado da Marco Donzelli. Peraltro, a proposito delle, come dire, delle stime che si stanno dando, insomma, anche Giancarlo Giorgetti, che sono sempre tutte provvisorie, perché ovviamente bisognerà attendere che il mercato si stabilizzi un po' di più, sia il mercato proprio finanziario, sia il mercato dell'economia reale, diciamo così. Le aspettative di imprese e famiglie, ha detto Giorgetti, sono notevolmente peggiorate. Il rischio di una flessione del ciclo è accresciuto dai corposi rialzi dei tassi delle banche centrali, quindi spiegando che la situazione futura potrebbe anche peggiorare, e anche a proposito dei costi proprio vivi, quindi che poi incidono sulle nostre bollette, potrebbero aumentare ancora di più. Allora, Marco Donzelli, stessa domanda a te, cosa ne pensi di queste prime mosse del governo? A prescindere da quello che fa il governo ora, siamo in totale ritardo rispetto a tutto. Siamo nella solita logica che chi gestisce lo Stato, il governo, i governi precedenti arrivano in ritardo clamoroso rispetto alla realtà della società civile. Ora, è a tutti molto chiaro che se invece, che di uno Stato e quindi del governo, che è il consiglio di amministrazione di questo Stato, si parlasse di una impresa familiare di fronte a queste evidenze di diseconomie di mercato, se fossimo un'impresa familiare, se fossimo una piccola azienda, se fossimo anche una multinazionale a dover gestire una situazione di questo tipo, subito metteremmo in pratica delle misure che sono contestuali al problema che si è verificato, cioè a seguito della transizione ecologica sono aumentati i costi dell'energia. Successivamente ci sono state altre impalcature che hanno determinato l'aggravarsi della questione, ma comunque la speculazione sulle fonti energetiche è iniziata prima dello scoppio della guerra in Ucraina ed è quindi, era quindi necessario, è necessario ora, ma siamo in gravissimo ritardo, porre dei rimedi. Ora, noi sappiamo che i paesi all'interno dell'Europa che erano autosufficienti o avevano poco impatto dal punto di vista energetico non hanno mostrato solidarietà nei confronti delle altre, gli altri stati, o meglio, delle altre società che abitano negli stati, nel senso che una nostra società che produce beni e servizi, si trova a dover affrontare dei costi abnormi per l'energia, non è più concorrenziale a livello internazionale. Immaginiamoci quale empatia ci può essere dagli altri partner europei affinché l'Italia possa essere nuovamente corrente e possa essere in qualche modo avvantaggiata dalla situazione di Allora, si è bloccato Marco Donzelli, ma adesso lo recuperiamo sicuramente. Alfredo, sei d'accordo con quanto diceva? Perché dicevamo poco fa, no? Tu stesso l'hai detto, poi le imprese sono consumatori, è ovvio. Siamo tutti nella stessa barca. Sei d'accordo con quello che dice Marco? E poi andiamo oltre. Sì, beh, certo, naturalmente perdiamo competitività rispetto alla Certo. produzione, perché quando gli altri pagano meno il costo dell'energia, è ovvio che i nostri prodotti che andiamo a immettere sul mercato globale saranno sicuramente più cari. È ovvio che noi giochiamo sulla questione proprio di grande qualità del nostro prodotto e quindi può essere da questo punto di vista un vantaggio. Però
ma quando poi i costi continuano a aumentare per le imprese, è ovvio che diventa difficile, anche perché, diciamo chiaramente, gli altri paesi non è che se la vivono meglio. È ovvio, sono intervenuti prima, ma hanno anche loro un PIL che comunque è in recessione e quindi per tutti diventerà un problema anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, agire su tutti i mercati. Eh certo, assolutamente sì. Guarda, resto ancora da te, Alfredo, poi vediamo se Marco ricompare. Crisi il punto di vista delle imprese, lo stavamo già dicendo, però ovviamente richiesta numero uno è il punto di vista delle imprese. Cambiamo titolo, grazie alla regia, perché questo è importante. Cerchiamo di fare una sorta di lista della spesa, per così dire, cioè quali sono le urgenze appunto delle imprese e quali sono, questo te lo chiedo sempre, ma ancora di più in questo momento importante, visto che dobbiamo poi far andare parallelamente i provvedimenti del governo con le richieste reali, perché altrimenti si rischia di spendere anche dei soldi inutilmente, no? Ecco, quali sono le richieste principali delle imprese? E soprattutto ti chiedo anche, magari, se ci vuoi dire quante imprese non ce la fanno e non ce l'hanno fatta, perché parlavamo di competitività, è chiaro che se molte hanno chiuso e molte devono ridurre la produzione, altro problema di cui abbiamo parlato spesso, la competitività si abbatte, insomma. Sì, sai, sui numeri è sempre difficile, nel senso che in questa fase poi ci sono le imprese stagionali che hanno chiuso perché naturalmente è finita la stagione del mare, anche se per fortuna le giornate sono ancora belle e quindi si risparmia sull'energia, sul riscaldamento. Ma a parte questo, le esigenze delle imprese sono sempre le solite, l'abbassamento dei costi. Quando parlo di costi, è ovvio il costo dell'energia, ma il costo del lavoro, il costo della burocrazia, il costo delle tasse, che non vuol dire non pagare, vuol dire riuscire a scaglionare, a dare una mano veramente importante alle imprese per poter rimanere sul mercato. Questo è un po' il tema importante, cioè adesso ci troviamo a novembre con tutte le scadenze fiscali, perché naturalmente abbiamo l'acconto sulle tasse entro 39 anni, abbiamo l'INPS, abbiamo tutti quei versamenti da fare affinché un'impresa possa rimanere in maniera regolare e non essere strozzata poi da interesse, more e sanzioni. Perché quando si è parlato di spostare le cartelle, di non pagare, oggi che non è riuscito a pagarlo si ritrova perché sono arrivate le cartelle, stanno arrivando 2019-2020, che dovevano essere sospese, ma che invece stanno arrivando con interesse, more e sanzioni. Ti faccio un esempio, Manuela. C'è Sì. uno che aveva una scadenza di 1000 euro, oggi si trova a pagare 1800 euro. Allora, se tutto questo tu lo metti insieme, uno non ha pagato magari i contributi per i propri collaboratori perché magari non aveva liquidità e perché doveva pagare innanzitutto gli stipendi ai propri collaboratori. Non li ha pagati in quel periodo che erano le cartelle sospese. Ma poi arrivano con interesse e sanzioni, cioè io voglio capire anche come si regolerà il governo in questo caso. È ovvio che dobbiamo dare una mano alle imprese a rimanere sul mercato. Non puoi arrivare perché i conti dello Stato dice sono a posto perché lo Stato sta incassando molto in questi mesi. Certo, è aumentato tutto, l'IVA la incassano direttamente, è ovvio che lo Stato sta andando bene. Molti stanno pagando le cartelle esattoriali, probabilmente stanno parlando di una nuova rottamazione, tutto quello che vuoi. Allo Stato, alla fine, i soldi arrivano dalle imposte dirette, soprattutto Vabbè, quello dell'IVA, e certo. quello. Perché se aumenta l'energia, aumenta anche l'IVA sull'energia. Anche Certo. su questo nessuno ha fatto una riflessione, no? Cioè, benissimo, è aumentato il costo al metro cubo, ma perché blocchiamo l'IVA innanzitutto? Che ha Certo. un impatto importante su alcune bollette. Allora, Assolutamente sì. questi sono Sì. tutti costi che non si riescono a bloccare, a dare ossigeno, anche perché Ecco. ricordo, e poi mi taccio, Sì. che le banche non è che stanno facendo e stanno dando dei soldi o non ti stanno dicendo di non rientrare. Cioè, le banche sono molto preoccupate perché le aziende non vanno benissimo e quindi stanno riducendo anche quelli che sono il fido di cassa. No, 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 E ma quindi certo, il e piccolo poi, imprenditore si trova certo. strozzato. E sta aumentando, i dati sono sotto gli occhi di tutti, della gente che va a chiedere soldi a strozzo,
Non dobbiamo No, avere no, no, paura no, di no, dirlo. bisogna stare attenti anche perché, attenzione, intanto adesso anche tutto il tema dei prestiti non a strozzo, come dicevi tu, è insomma da monitorare perché ovviamente le banche centrali hanno iniziato ad alzare i tassi di interesse, quindi una rata ci costa di più e quindi poi rischiamo davvero di non poter pagare neanche le rate, mentre prima poteva essere la soluzione nel momento in cui in un'unica soluzione non riuscissimo a pagare. In più, appunto, proprio per questa situazione si rischia poi quello che diceva Alfredo, cioè di andare da chi non bisogna andare. Attenzione perché davvero poi sono grossi problemi. Allora Marco Donzelli, torno da te. A questo punto mettiamo anche il punto di vista dei consumatori e rifacciamo, insomma, ripartiamo da dove ti abbiamo lasciato, da dove ci siamo interrotti per elencare anche qui, come ha fatto Alfredo, per le imprese, le priorità dei consumatori, che cosa vi stanno chiedendo in questo momento. Le priorità sono agli occhi di tutti, cioè non è veramente immaginabile una pianificazione di uno Stato della sua gestione economica come quella che in questi mesi abbiamo visto. Cioè, non è praticabile che un gelataio che ha la sua attività e che paga, come diceva il collega prima, i contributi, le cartelle, l'IVA sul giro di cassa, su quello che si trova nel cassetto alla fine del mese, vedendo una bolletta, un gelataio piccolo, no? Che da 1.500 euro si ritrova a pagare 4.500 euro di bolletta energetica, ci chiediamo: ma dove va a finire? Dove va a finire il paese se non c'è un intervento serio, che non sia blando? Perché l'intervento blando non serve, cioè le aziende comunque chiudono. Se chiudono le aziende, i dipendenti non hanno soldi da spendere e crollano i consumi. Per cui, cioè, di fronte a una situazione di questo tipo, chiunque a livello, sia che sia la gestione di una famiglia, di una piccola impresa, di una multinazionale, che cos'è che fa? Interviene significativamente. Per cui lo Certo. Stato, che non ha un esercizio che dura, non so, 100 anni, no? Uno Stato ha un esercizio che dura 1.000 anni, che dura secoli, si può indebitare, può creare i presupposti ora, subito, per far sì che l'economia delle imprese, delle famiglie non vada in fallimento. Quindi problemi che vediamo tutti i giorni e che noi come consumatori, gli altri come piccole aziende, le associazioni degli imprenditori per aziende più significative vedono sotto gli occhi di tutti i giorni, a livello governativo sembrano essere delle decisioni da prendere. Parlavamo della transizione ecologica come elemento di aumento del costo dell'energia elettrica, perché non si vede, no? Non è che è stata la guerra a far lievitare i costi, l'approvvigionamento c'è comunque, c'è sempre stato, le risorse ci sono sempre state. Lo Stato, le aziende italiane si sono approvvigionate di gas, la benzina, il petrolio è sempre stato lì. Fruibile, per cui c'è solamente una speculazione a livello internazionale. Chi ha la possibilità di far fronte al proprio fabbisogno e non essere dipendente se ne frega degli altri paesi europei che invece si trovano in maggiore difficoltà. Ma a questo punto il Consiglio di amministrazione, cioè il Consiglio dei Ministri di oggi e di prima, che vedeva una situazione di questo tipo non sostenibile, perché non è sostenibile che un gelataio possa pagare una bolletta di 4.500 euro dopo che l'ha sempre pagata No, 1.500. no, no, certo, non è sostenibile assolutamente. Peraltro, scusami, fammi ricordare Marco che per quanto riguarda la bolletta del gas abbiamo avuto questa buona notizia, però ne approfitto per farti un'altra domanda e resto ancora da Marco Donzelli, che per quanto riguarda la bolletta del gas di ottobre avremo un rincaro solo del 5% rispetto al 70% perché è cambiata il monitoraggio delle tariffe, praticamente prima veniva fatta ogni 3 mesi, adesso ogni mese, quindi fortunatamente questo mese il prezzo del gas è sceso e quindi di conseguenza anche le bollette, ma questo non per il mese di ottobre, questo non significa che poi le pagheremo sempre così basse, anzi abbiamo detto nuovi rincari potrebbero essere in vista. Marco, ecco, è parsa questa
questo titolo. Vogliamo spiegare? Io in questi giorni sto leggendo un po' di articoli che parlano della beffa, della presa in giro del mercato libero, cioè che nonostante il mercato libero, fondamentalmente tra luce e gas, ogni famiglia paga 7.000 euro, cioè insomma il prezzo è comunque elevato nonostante la scelta. Marco, è così? Sì, ma cioè, il libero mercato è sempre esistito, ma ci deve essere, come sosteneva Keynes nello studio dell'economia, che deve esserci una mano invisibile da parte dello Stato che controlla. Non si può lasciare che il prezzo dell'energia lieviti come è lievitato in questo periodo. Non è possibile che, finita la transizione del contratto a prezzo bloccato, e si vada nella dimensione del mercato libero, ci sia sostanzialmente un cartello da parte di tutte le aziende che porti all'aumento indiscriminato del costo su un appiattimento verso l'alto. Non è possibile, quindi ci deve essere da parte dello Stato, da parte degli enti di controllo, l'ARERA, che è lì, non si sa bene talvolta per quale scopo, se, essendo l'organizzazione di controllo dell'energia e del gas, a disciplinare le regole del mercato. Le regole del mercato in questo momento sono impazzite, quindi bisogna fare in modo. Noi sul sito del Codacons abbiamo lanciato un'iniziativa per casi di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta. Chi non è nelle condizioni di pagare la bolletta come viene richiesta, perché non ha risorse, ha la possibilità di inviare una comunicazione dicendo: io per forza maggiore, per impossibilità sopravvenuta, non posso pagare più di questa cosa, vi pago quello che sono in grado di pagare in linea con le bollette precedenti, e per il resto non me lo potete venire a chiedere, o me lo potete venire a chiedere quando sarò in grado di effettuare questi pagamenti. Ma adesso, per la salvaguardia della mia famiglia, per la salvaguardia della mia piccola azienda, non sono in grado di pagare. Ma questa situazione non è una situazione di oggi, di cui parliamo oggi, è una situazione che è già stata evidenziata 6 mesi fa. Ma possibile che un consiglio d'amministrazione di una società come lo Stato italiano, cioè il Consiglio dei Ministri, negli ultimi 6 mesi abbia fatto tutti dei provvedimenti blandi che non ci consentono di esportare le merci in tutto il mondo a dei prezzi concorrenziali rispetto a chi ha il fabbisogno dell'energia soddisfatto? Qui bisogna subito intervenire, ma per proteggere il nostro Ma no, ma paese. certamente, peraltro Alfredo, e poi chiudiamo, un dato che è emerso proprio in questo periodo che non è che lascia sorpresi, al di là del fatto che si sia ridotta la produzione, è diminuito l'export, ha tenuto bene, diciamo così, l'import, ma all'interno del nostro paese, però l'export sappiamo molto bene che è quello che, tra virgolette, ci salva, a parte ci salva in situazioni di crisi, ma soprattutto ci apre all'estero, insomma all'esterno, se non riusciamo più a esportare. Ovviamente l'economia, non è molto difficile da capire, viene enormemente penalizzata. Sì, Ma sì, certo, cioè, questo ma è un lo dicevo calcolo prima, no? proprio. Se tu pensi Vado da sì, anche. Marco, Alfredo, poi una battuta anche da Marco e poi chiudiamo, prego. Sì, quello che diceva Marco, no? Assolutamente ci sono imprese a cui stanno togliendo l'energia perché gli chiudono i rubinetti sia del Certo. gas che della luce, perché non ce la fanno a pagare. Questi provvedimenti della rateizzazione delle bollette erano già stati fatti almeno 6 mesi fa. Ma la gente ha solo rate da pagare, alla fine del mese non ce la fa più a pagare le rate, perché è vero che in questo momento diranno che la bolletta di ottobre sarà più leggera, ma uno ha tutte le bollette dei mesi scorsi a pagare, che sono diventate delle cifre esorbitanti, cioè ci sono degli imprenditori che sono entrati sul mercato oggi che hanno i mutui da pagare, che hanno l'investimento iniziale da pagare, che non ce la fanno, che chiudono dopo 6-7 mesi di attività perché i costi dell'energia sono altissimi. O ci Ma sono certo. imprenditori che sono sul mercato a 10-20 anni che sono costretti a chiudere lasciando a casa 8-10 persone. Questi sono i numeri della piccola impresa. Sono circa 120.000 imprese in Italia che rischiano la chiusura nelle prossime settimane, se non giorni. Vuol dire che noi avremo in giro senza stipendio, e non so quali saranno gli aiuti dello Stato, Certo. indipendentemente dal reddito di cittadinanza, circa mezzo milione di lavoratori. Cioè, vogliamo Assolutamente. metterci che i consumi caleranno No, drasticamente? e Su poi non l'export, lo dicevo prima, dimentichiamoci che il si. grande prodotto andrà, ma Sì. noi avevamo la possibilità oggi di aggredire il mercato,
perché la Cina è distante, la Russia non produce ed altre situazioni, avevamo la possibilità di rientrare con maggior veemenza su tutti i mercati, cosa che invece non possiamo fare perché i costi dell'energia sono talmente alti e addirittura tante aziende non stanno più investendo in Ecco, Italia. non dimentichiamoci peraltro che ormai gli effetti dell'inflazione li stiamo già vedendo, ma l'inflazione non a caso è chiamata killer silenzioso e lento, perché gli effetti finali poi si vedranno ancora tra un po', quindi probabilmente questi non sono neanche tutti gli effetti e gli effetti totali che stiamo già sentendo e di cui stiamo risentendo. Allora Marco, ti chiedo veramente in un flash una conclusione, poi vi saluto, però voglio sentire anche la tua chiusa, insomma, che cosa ti senti di dire dopo queste riflessioni? No, beh, cioè, gli strumenti la gente conosce quelle che sono, possono essere utilizzati. Gli strumenti sono quelli del risparmio, però se l'azienda deve produrre, la famiglia deve riscaldarsi, va a ridurre i Esatto. consumi altrove. Quindi, cioè, occorre immediatamente che la politica di questo governo, visto che in passato non è stata fatta, sia correlata alla realtà della vita di tutti i giorni e non vengano demandate delle soluzioni economistiche ai tecnocrati. Se noi andiamo a parlare all'interno di un ambiente accademico delle diseconomie di questo periodo, cioè, sentiremo dei ragionamenti che possono essere buonissimi sui banchi di scuola o dell'università, ma nella società reale si coniugano con il fallimento, con il default di un paese in cui è chiaro che bisogna fare qualcosa. Se noi andiamo per studi scientifici, per cicli economici, a valutare quello che è successo nel corso dell'umanità in situazioni analoghe a queste, certo, arriviamo a dire: ma no, è meglio fare così, è meglio lasciare salire l'inflazione, è meglio creare, come dire, questa situazione di diseconomia, così le aziende che non sono integre virtuali cadranno, quelle che ce la faranno e via discorrendo. Ma non si può fare a livello economistico, tecnocratico, dei ragionamenti di questo tipo. Questo è il momento in cui bisogna proteggere, è il momento in cui bisogna indebitarsi. Punto e stop. Va bene. Bisogna stampare del denaro. Ti dicono: no, ma non si può stampare del denaro perché la banca centrale di qui, di su, di giù. Ma bisogna aprire un canale, bisogna aprire un canale immediato per far sì che ci sia la sopravvivenza di tutte le piccole e medie aziende, che ci sia la sopravvivenza delle famiglie, perché così crollano i consumi, così crollando i consumi le aziende non assumeranno e anzi dovranno licenziare delle persone, sarà continuamente una situazione di default come questa, come abbiamo visto in passato. Ma rispetto al passato, qui non c'è un problema di banale ciclica del mercato. Qui c'è un problema di speculazione enorme a causa della transizione ecologica nel momento in cui abbiamo detto: rispettiamo l'ambiente, ok, rispettiamo l'ambiente, ma non consentiamo agli speculatori di far sì che quello che costava 10 diventi 100, perché così non è una logica di mercato. Questa è una Va speculazione, bene, questa è truffa. assolutamente. Guarda, io in tempi non sospetti, tra virgolette, avevo, prima ancora che andassimo a votare, in altra occasione avevo proprio lanciato un appello, dico, allora, se non possiamo ora recuperare tutti i soldi per aiutare imprese, famiglie, cosa che sarebbe, ovviamente sono spariti entrambi, ah no, ecco, siete ricomparsi. Dalla regia se mi spegnete la cassa perché arrivano dei rumori strani, non so cosa sta succedendo. Perfetto, dicevo in conclusione, se non riuscite ad avere subito i soldi che servono per aiutare concretamente tutti, almeno controllate tutta la speculazione che c'è intorno a questo discorso, insomma. E quindi quella era la prima cosa da fare, perché da lì avremmo potuto ovviamente diminuire l'entità del danno. E vedremo, dai, vedremo, faremo il punto ancora insieme, magari se a breve, insomma, quando cominceranno a essere più effettivi questi provvedimenti, aspettando anche la manovra economica vera e propria entro la fine dell'anno. Grazie Alfredo Zini, grazie a Marco Donzelli per essere stati con noi e per le Arrivederci. considerazioni preziose. Buona giornata.